Lunedì 29 aprile, ben ritrovati all'appuntamento di approfondimento dei temi della sostenibilità con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco in studio fra Italo Sant'Agostino. È sempre il nostro Tony, buongiorno a tutti i telespettatori di Padre Pio TV, un saluto particolare a coloro che in questo momento ci stanno seguendo da casa Sollievo della Sofferenza e che quindi con una prospettiva molto particolare anche cercano di riempire la propria giornata con le nostre immagini, la nostra preghiera, il nostro sostegno e anche e soprattutto per voi. Sicuramente andiamo sicuri stamattina, cioè abbiamo un buon grado di autostima, sicuramente saremo degni del vostro tempo perché anche oggi condivideremo riflessioni importanti ritrovando l'Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, poi la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo con il suo prezioso contributo a questo programma ormai da diversi mesi, poi le buone pratiche, come di consueto nella parte finale del programma, oggi attrazione territoriale, perché due ragazzi che hanno deciso di restare e di non partire provano a buttare il seme della speranza, è il caso di dire, in un solco garganico. Solco garganico è proprio il nome del loro progetto. Primo. Saremo contenti di conoscerli e passiamo immediatamente a quelle che sono le ultime novità nel campo della sostenibilità e le sentiamo proprio dalla bocca della nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Penso ad esempio al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020 con la Rome Call for AI Ethics, un percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero dare un'etica agli algoritmi. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa Sede, portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia. Per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7, proprio nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale. Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l'invito dell'Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all'intero G7. È la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del gruppo dei sette e il Santo Padre lo farà nella sessione Outreach, aperta cioè anche ai paesi invitati e non solo ai membri del G7. E io sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'intelligenza artificiale. Beh, sicuramente è un appuntamento importante quello del G7 e di rilievo la presenza del Papa. Assolutamente sì, poi la mia gioia è che proprio in questo tema noi cattolici stiamo dando un'impronta importante. Lo dico in prima persona perché pochi sanno che io prima di lasciare il mondo per diventare frate comunque avevo intrapreso proprio questi studi, mi stavo specializzando in informatica e in intelligenza artificiale, quindi per me è un tema molto molto importante, anche perché capisco che questa invenzione è un po' come l'invenzione della macchina del vapore, no? Come la macchina a vapore, scusate, come l'invenzione dell'elettricità, la scoperta dell'uso dell'elettricità, la ruota, insomma, veramente avrà un grande impatto su tante tante cose. E quindi la presenza del nostro pontefice in questo contesto internazionale di altissimo livello, il G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 qui in Puglia, in provincia di Brindisi, nello splendido scenario di Borgo Egnazia. Allora, che cosa accadrà? Ci saranno tutti i vertici, vogliamo dire le nazioni, non voglio dire che contano, ma quelle che hanno voce in capitolo, soprattutto dal punto di vista economico e politico, e ci sarà questo spazio dedicato anche all'intelligenza artificiale che ha un grande impatto anche nel mondo della sostenibilità ed è quello che ci interessa poi sostanzialmente. Nelle prossime nostre puntate andremo proprio ad approfondire questa problematica, l'intelligenza artificiale e sostenibilità. E un altro personaggio, se così si può dire, che vi voglio introdurre oggi è proprio questo, possiamo dire, confratello francescano. Stiamo parlando di Fra Paolo Benanti, francescano del Terzo Ordine Regolare e che è presidente della Commissione per l'Intelligenza Artificiale e per l'Informazione, professore della Pontificia Università Gregoriana, unico italiano nel Comitato sull'Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite.
uno splendido esempio di come si può portare anche in campi laici, quelli della politica, quelli dell'economia, dell'organizzazione della società, anche persone che hanno la loro fede, che non rinunciano alla loro fede, ma portano insieme al loro carisma personale anche le competenze oggettive del campo che rappresentano. È verissimo, sono d'accordo con te, anche perché poi, se vogliamo, la fede, che è un percorso di ricerca permanente, è una sorta anche di modus operandi, non approcciarci alle cose in maniera superficiale, e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è più che mai opportuno un approccio consapevole che trasformi questo ulteriore strumento dell'uomo come mezzo per fare cose e belle, importanti, buone per tutti. Per migliorare la vita. Esatto. Bene, a proposito di news, noi approfittiamo anche per fare subito un collegamento per parlarvi di una manifestazione partita ad aprile e che si svilupperà nei prossimi mesi. Si tratta dell'Italia Green Film Festival, che si tiene a Roma, un evento giunto alla sua quinta edizione. Dovremmo avere con noi in collegamento il direttore artistico della manifestazione, Pier Marchionne. Se ci fossero difficoltà per il collegamento Skype, il direttore artistico è in attesa di essere chiamato, potremmo sopperire con una buona vecchia videochiamata WhatsApp. Attendiamo quindi indicazioni. Nel frattempo stiamo vedendo il sito ufficiale della manifestazione. Di che si tratta, Tony, questa manifestazione? È una manifestazione che tiene in alto i temi della sostenibilità attraverso il magico mondo del cinema, dei film. Eccolo, vedo collegato con noi il direttore artistico Pier Marchionne, vediamo se ci sente. Buongiorno Pier, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Mi vedete? Certo, sì, ti sì. Vediamo, buongiorno, vediamo a te Pier. Ti sentiamo forte e chiaro, grazie a te per avermi invitato, grazie. Grazie a te per la disponibilità e per il tuo contributo a farci conoscere questo evento così bello e importante. Quindi raccontaci cos'è e come nasce l'Italia Green Film Festival. Allora, sì, noi eravamo dei ragazzi che era più o meno il 2016-2017, quegli anni lì, e ci piaceva produrre dei cortometraggi. E ad un certo punto ne abbiamo fatto uno particolarmente bello e abbiamo deciso di iscriverlo a dei festival. E siamo andati a Cannes, siamo andati a Berlino, siamo andati a Lisbona, ma non siamo mai stati selezionati. Poi abbiamo ridotto la nostra mission, il nostro obiettivo, il nostro target, e abbiamo deciso di andare a quelli più piccoli. Così siamo andati a Parma, mi pare, Piacenza, Torino, festival più piccoli che... Ebbene, non siamo mai stati selezionati. Ma perché? Perché era un film green, perché era un film che parlava di ambiente, e probabilmente in quel periodo i film green non andavano di moda. E così abbiamo deciso, ma perché non lo facciamo noi un festival? E l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, e anche lì i primi tempi non è che sono stati facili, perché i film non arrivavano, perché non ci conoscevano, perché comunque era un festival internazionale, quindi rivolto al mondo. E beh, una mattina ci arriva un film, una mail con un film in allegato, arrivava dalla Cina, e in questo film c'era scritto: questo è il nostro grido, questo è il nostro lavoro, diffondetelo nel mondo. Ecco, diciamo che da quel momento in poi abbiamo capito che probabilmente non eravamo soli, che probabilmente c'erano centinaia di persone che vedevano un po' le cose come le vediamo noi. E da quel momento possiamo dire di
di continuare a fare quel lavoro lì, cioè di diffondere, continuare a diffondere quel messaggio, quel grido di allarme, quella testimonianza che arriva da quel tipo di produttore, che a volte è un piccolo produttore, ma che sta sul posto e che vede le cose con l'occhio proprio del testimone. Non è il grande film hollywoodiano che costa 50 milioni di euro. È un film testimonianza, grido di allarme, un film che lancia un messaggio. È questo quello che, almeno la nostra giuria, è questo quello che va a cercare, il messaggio. Poi da lì è partito tutto, da lì siamo stati contattati dall'UNESCO e ci ha riconosciuto il patrocinio perché siamo un alto valore culturale e didattico, e poi il Parlamento europeo, e poi il Ministero della Cultura, e poi la Regione Lazio. E da lì, ecco, siamo arrivati alla quinta edizione. Complimenti. Complimenti. Ho visto che avete messo anche la foto di Papa Francesco, e non potevamo non esimerci dal andare da Papa Francesco e consegnargli il nostro premio speciale che diamo appunto a queste che abbiamo dato in questo caso al Papa più green della storia dei papi, questo lo possiamo dire. Intanto complimenti davvero per la vostra resilienza, no? Per la capacità di andare oltre le difficoltà, gli ostacoli, le sconfitte, e poi davvero anche complimenti per la mission che il festival si pone. Dicevi bene, solo in questi anni, probabilmente anche dopo la parentesi pandemica, il tema della sostenibilità sta diventando un argomento sempre più importante. Oggi fa strano chi non ne parla, no? Invece voi ci avete creduto fin da subito. E quindi ti chiederei come si svolgerà questa quinta edizione del festival. Allora, il nostro format funziona così. Allora, noi dobbiamo far immergere nella bellezza i ragazzi. Per questo è un festival, ecco, non so se lo avete intuito, è un festival soprattutto educational. E la prima cosa che dobbiamo fare è far immergere i ragazzi nella bellezza. Quindi già la ricerca della location, già quella è il nostro format, e quindi quest'anno utilizzeremo adesso nel mese di maggio il Palazzo delle Esposizioni, mi pare dal 7 al 10 maggio, sempre per la visione di questi film, Villa Torloni. Abbiamo già avuto delle giornate a Palazzo Valentini, a Piazza Venezia, e poi abbiamo utilizzato il WeGill per due giornate particolari, se poi mi date il modo di raccontarle ve le racconto, due giornate speciali dedicate a due temi particolari. E poi siamo stati per il taglio del nastro presso la sala congressi della Regione Lazio, che ci ha ospitato. E poi abbiamo avuto l'antico acquario romano, e poi abbiamo avuto la villa Altieri, quella che si trova a Viale Manzoni, sempre a Roma. Tutti luoghi di assoluto prestigio, storia e bellezza. E, molto bene. Noi, sì. Pier, in questo primo collegamento volevamo innanzitutto dare notizia anche noi del festival, dargli il giusto risalto, richiamare il sito ufficiale della manifestazione, e poi, come dicevi tu, siccome il festival si prolunga anche nel mese di maggio, con la tua disponibilità, se possiamo approfittare della tua disponibilità, fare ulteriori collegamenti dove magari andare a fare dei focus su questo, quell'altro argomento, questo, quell'altro evento. Magari. Poi abbiamo, ecco, no, poi non solo le tematiche, non solo soltanto legate al green, ma legate anche al social. Tant'è vero che lo scorso anno abbiamo avuto una giornata speciale, quelle che noi appunto chiamiamo le serate particolari, giornate speciali, e l'abbiamo avute presso il Teatro dell'Opera per l'Albero della Legalità. E lì abbiamo portato 1200 ragazzi della periferia romana all'interno del Teatro dell'Opera proprio per parlare di legalità. E in quel caso
grazie anche all'aiuto dei carabinieri forestali, abbiamo donato al Teatro dell'Opera un piccolo albero che proviene proprio dal giardino di Giovanni Falcone, e adesso questo albero è geolocalizzato e si trova proprio dentro il Teatro dell'Opera, e verrà messo a dimora nei prossimi mesi nel giardino adiacente il Teatro dell'Opera, in quel caso devo dire con orgoglio che abbiamo fatto una bella giornata. Molto bene Pier. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi si esaurisce, però come detto sarà bello risentirti anche nelle prossime settimane per seguire più da vicino quello che succederà alla quinta edizione dell'Italia Green Film Festival. Tante novità, tante cose, seguiteci perché è veramente entusiasmante. Bene, allora questo non è un addio ma un arrivederci, grazie al direttore artistico di Italia Green Film Festival, noi quindi ci ritroveremo nelle prossime settimane. Per il momento buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie. Noi restituiamo la linea alla regia fra Italo e per ritrovare poi Monsignor Felice, eccolo qua. Dopo la pubblicità. Riflessioni, sì. Bentornati a tutti carissimi alla regola della sostenibilità. Nella prima pagina di questa trasmissione abbiamo un attimo approfondito il tema dell'intelligenza artificiale, come anche poi ci siamo spostati sul piano culturale. Abbiamo visto la partecipazione della Chiesa in questo dibattito sulla etica dell'intelligenza artificiale, come anche il mondo dei giovani che si interessa a produrre dei contenuti a livello di spettacolo che riguardano un po' dei temi importanti, tra i quali anche quello della sostenibilità. Adesso abbiamo ritrovato il nostro caro ormai amico di cammino, Monsignor Felice Accrocca, benvenuto. Buongiorno Monsignore. Buongiorno e grazie di essere sempre qui con noi per parlare di un tema veramente interessante, no? E il titolo sarebbe un pochino questo: la critica di San Francesco d'Assisi al consumismo e al materialismo, no? Sono un po' due paroloni, no? Però li possiamo semplificare così. Il consumismo è un po' ciò di cui noi siamo vittime, un po' dei nostri tempi, ossia tutti abbiamo dei bisogni, ma i bisogni che abbiamo ormai sono fortemente condizionati da pubblicità e da modelli che ci impongono una felicità che costa tanto, e quindi noi siamo frustrati perché a volte non possiamo permetterci quello che ci sembra sia importante per noi, ma soprattutto perché poi consumiamo tante energie lavorando per chissà quali obiettivi che non ci fanno poi sostanzialmente bene. Invece il materialismo, questo atteggiamento, questa condizione che prevede una pratica di vita che è totalmente alla ricerca di beni materiali e dei piaceri, no? Ecco, Padre Felice, non so se tu da pastore ti ritrovi in questa visione della società e qual è anche la tua percezione della vita, delle tue pecorelle su questi due versanti. Diciamo che certamente oggi molti registrano o avvertono drammaticamente questa recessione economica proprio perché tante situazioni che in fondo erano e sono superflue stanno venendo meno, ma noi non siamo più abituati ad una essenzialità frugale. Tante volte, diciamo così, ciò che può essere superfluo è divenuto necessario nel tempo. E siccome la crisi attuale chiede di far venir meno tante piccole cose, questo si registra come un dramma. Al tempo stesso, quello che io percepisco è che proprio questa, diciamo così, questa voracità consumistica ha spento nelle persone, soprattutto nei più piccoli, nei più giovani, lo stupore, il gusto delle cose, il meravigliarsi anche delle piccole cose. Voglio dire che se i miei genitori gioivano per qualche piccolo regalo che ricevevano, che ne so, forse il giorno della Befana, che erano banalità, oggi un bambino facilmente si stupisce per qualcosa perché a tutto gioca con quella cosa due ore e poi non ne vuole più sapere. Insomma, il consumismo sfrenato ha spento la gioia, almeno a me sembra poter
osservare questo in tante, soprattutto nelle generazioni più giovani. Ecco, tornando a Francesco, ovviamente nel Medioevo non c'era questo fenomeno, non c'era la pubblicità, non c'erano chissà forse dei bisogni indotti, eppure Francesco aveva dei bisogni nella gioventù che poi sembrano essere scomparsi nella sua crescita. Cioè, quali sono i bisogni che il Francesco maturo avvertiva come impellenti nella vita e anche a confronto di quelli che aveva in gioventù? In gioventù Francesco è un uomo che è preoccupato soprattutto di stupire gli altri e di accentrare l'attenzione su di sé. In fondo il peccato, quello che alla fine della vita nel testamento lui sostanzierà come un essere dei peccati, era soprattutto il peccato di essere centrato su se stesso, di aver fatto di lui il centro del mondo. Quindi una persona autocentrata. La leggenda dei tre compagni racconta che su vestiti di panno finissimo lui cuciva stoffe grezze, no? Io lo dico sempre, un po' quei jeans già rotti. Quindi un uomo comunque che compriamo oggi e tutti strappati, lui fa qualcosa di simile all'alba del 200. Ma questo dice però un uomo attento a curare la propria immagine e quindi che sostanziava la propria esistenza del superfluo. Quando si converte al Signore, quando i suoi criteri di valore e di giudizio cambiano, possiamo dire che ciò che per lui era essenziale diventa periferico e viceversa ciò che era periferico o neppure considerato diventa centrale. Per cui lui basa tutto su ciò che è essenziale e per il resto delle sue cose usa il necessario. Non si appropriano di nulla, dice ai frati nella regola, no? Ogni cosa doveva essere usata nel minimo indispensabile e, come dice il Vangelo, non preoccupandosi per il domani, per cui non voleva neppure che si facessero scorte, che si facessero, perché giorno per giorno il Signore avrebbe provveduto. È una concezione completamente diversa della vita. Eppure Francesco, che era una persona allegra e gioviale sin da ragazzo, sembra trovare una gioia piena e vera, la vera Letizia, no? Solo nella seconda fase della sua vita, quando in fondo negli ultimi 20 anni, perché i primi 24 sono vissuti direi con un centrato lui su di sé, gli ultimi 20 lui ha vissuto centrato su Dio e dimentico di sé. Pensavo un po' al paradosso dei nostri tempi, perché l'essenzialità, se vogliamo, è anche un approccio più semplice, anche da un punto di vista pratico, ai nostri bisogni, soprattutto oggi che abbiamo così tutto a portata di mano, no? Immagino che prima si faceva scorta di cibo o di vestiario perché non era così immediato trovarlo come facile oggi. Eppure la mente umana a volte preferisce le strade più tortuose. Ecco, mi veniva questa riflessione spontanea. A volte andiamo a cercare quello che non ci serve e perdiamo tempo ed energie magari che potremmo dedicare a cose più belle e importanti. Ma è un po' il desiderio, direi quasi dell'accumulo, no? Che fa sentire la persona sicura su ciò che ha. E questo entra dentro di noi a volte quasi come un demone, ci schiavizza. Se si pensa a quante persone hanno fatto realmente esistenze molto grame e poi sono morti lasciando patrimoni immensi, cifre liquide enormi. La letteratura stessa ci presenta un po' questi, no? Mastro Don Gesualdo, che vive e lavora come un asino, come, no? E mangia un pugno di fave mentre
e alla fine si cresce il suo patrimonio e poi muore solo nel suo palazzo, nessuno se ne accorge. Ecco, quante volte questa situazione si è ripetuta nella realtà? In un po' il desiderio, no? Non tanto di, del denaro per fare una vita da nababbo, ma l'accumulo. L'accumulo ti dava, ti dà la certezza, la sicurezza. La sicurezza di cosa? Poi la vita stessa mostra che nessuna sicurezza e tante cose sono illusorie. Ecco, padre Felice, allora forse questa è la provocazione di oggi. In ognuno di noi cercare di capire dov'è che abbiamo riposto un po' di sicurezza, un proprio piccolo accumulo, per cercare magari poi di riporlo veramente in Dio e non in queste piccole soluzioni che magari non ci garantiscono poi effettivamente nulla se non una piccola illusione. Sì, è proprio la certezza, cioè cos'è che mi dà sicurezza? Perché la sicurezza è anche occasione di, quando uno è sicuro di sé, è anche libero. È libero a volte nell'esprimersi, pur nella carità, no? È libero nel manifestare anche le proprie debolezze. Chi nasconde le proprie debolezze? Più facilmente le nasconde la persona insicura o la persona, direi così, che è centrata su di sé e che quindi cura eccessivamente la propria immagine. Quando una persona è sicura di ciò che è molto più libero anche nel mostrare le proprie fragilità. E in fondo, se si scopre, si approfondisce il rapporto con Dio, si acquisisce, a mio avviso, questa sicurezza che sarebbe radice di una maggiore libertà. Grazie eccellenza anche oggi per le sue parole così preziose. Noi ci ritroveremo sicuramente il mese prossimo. Esatto, sì, avremo ancora qualche altro appuntamento in cui godere insieme del carisma di Francesco, poi comunicato con questa profondità. Grazie, padre Felice. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata. Arrivederci a presto allora a Monsignor Acroc. Noi restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo con le riflessioni della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Grazie Tony e grazie Fra Italo e benvenuti a tutti nello spazio dedicato ai temi della sostenibilità a cura della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Oggi, come vedete, non c'è nessuno qui con me, ma per un motivo, perché stiamo per presentarvi un ospite che ci ha raggiunto attraverso la tecnologia, per ora online, ma l'aspettiamo anche fisicamente, che è la coordinatrice, ecco la regia ce l'ha mandata in onda, ecco qui Veronica Coraddula Dispoli, che è la coordinatrice del Movimento Laudato Si Italia. Buongiorno e benvenuta fra noi. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a voi, grazie a te per aver accettato di essere qui anche in questo modo, di averci dedicato un po' del tempo, del tuo tempo. Come dicevamo, tu sei la coordinatrice del Movimento Laudato Si in Italia, un movimento internazionale che raccoglie persone da varie parti del mondo, da varie confessioni cristiane, tutti uniti in questo dietro ai principi che il Papa ha descritto, ha raccontato nell'enciclica Laudato Si. Adesso ci parlerai bene di questo, ma prima chiediamo alla regia di mandarci il video che tu stessa ci hai portato. Thank you.
noi nelle primissime puntate abbiamo parlato di questo movimento Laudato Si, ma è bello riprenderlo adesso, è bello riprenderlo con una come te, Veronica, che ci sta dentro da vari anni. Ci puoi raccontare che cos'è il movimento da quando nasce, di cosa si occupa in particolare, anche se abbiamo visto delle immagini veramente eloquenti? Certo, vi ringrazio di nuovo per l'invito. Allora, il movimento Laudato Si è un'alleanza, come dicevi prima, è intanto un movimento globale, internazionale, ed è un'alleanza che racchiude in sé tante organizzazioni membro, tanti partner e tanti uomini e donne di buona volontà. Siamo tutti all'interno del movimento guidati dallo Spirito Santo per compiere la nostra missione dichiarata, che è quella di vivere l'enciclica Laudato Si, di vivere la Laudato Si. Il movimento Laudato Si nasce nel 2015, è il frutto di un kairos, diciamo sempre, no? Di un momento favorevole. Il kairos è un termine greco usato nel Vangelo, un momento favorevole. Cosa è successo nel 2015? Intanto Papa Francesco ha scritto e ha fatto uscire l'enciclica Laudato Si, e in secondo luogo, sullo sfondo di avvenimenti sempre più forti da parte della comunità scientifica sulla gravità dell'emergenza climatica, i leader di quasi 200 nazioni si sono riuniti in un vertice delle Nazioni Unite sul clima a Parigi, ed è stato firmato appunto l'accordo di Parigi. E quindi questi due avvenimenti hanno fatto sì che si creasse, che nascesse questo movimento dei cattolici globale per prenderci cura della nostra casa comune e vivere la Laudato Si. Che cosa facciamo? Sì, è interessante, no? Questa trasversalità, no? Cattolici di ogni, cioè cristiani di ogni confessione, che si ritrovano insieme, uniti appunto dal principio della conversione ecologica, no? Com'è possibile questo? Com'è possibile mettere insieme tante persone, tu l'hai già detto più o meno, uniti dallo Spirito Santo, certo, ma le azioni concrete che si fanno in tutto il mondo, quali sono? Allora, sono tante. Noi abbiamo tanti livelli, appunto, a livello globale, in cui cerchiamo di agire tutti insieme. Per esempio, la formazione degli animatori Laudato Si è un livello globale, perché parte in contemporanea in tutto il mondo, in varie lingue, e quindi formiamo leader territoriali che portano la Laudato Si localmente nei loro territori in tutto il mondo con lo stesso metodo, ed è per me una cosa bellissima, insomma, sentirsi comunità Laudato Si globale. Abbiamo per esempio anche molte attività di advocacy, di mobilitazione profetica, quindi di fare pressione sulle istituzioni. Per esempio, in questo momento abbiamo anche il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, che cerchiamo di promuovere in tutto il mondo. Questo a livello globale. Poi abbiamo a livello regionale, per esempio a livello europeo abbiamo fatto la campagna di Quaresima europea, che in vista delle elezioni europee che ci saranno a giugno, e poi a livello locale, nazionale e poi locale. A livello locale, come avete visto nelle immagini, i circoli e gli animatori hanno una creatività infinita e ci ispirano loro tante volte nelle attività. E certo, noi qui a San Giovanni abbiamo una comunità Laudato Si, che appunto anche noi ci ispiriamo all'enciclica e ci inventiamo, come hai detto tu, con grande creatività, tante attività che vanno dal sociale, appunto dal grido dei poveri al grido della terra, attività di volontariato, ma anche attività che riguardano la tutela ambientale in questo localmente, agendo localmente, sapendo che questo è un posto particolarmente sensibile, particolarmente pieno di ricchezza, di biodiversità in tutti i sensi. Adesso una domanda un po' personale, Veronica. Com'è cambiata la tua vita da quando fai parte di questo movimento?
Tanto è cambiata. Io ho iniziato la mia conversione ecologica a Betlemme. Vivevo lì, ho vissuto 2 anni in Palestina e ho fatto il corso animatori quando ero in Palestina. Abbiamo aperto il circolo Laudato Si' di Betlemme. E poi sono tornata in Italia, ho continuato il mio cammino nella mia parrocchia col circolo qua alla Dispoli e poi da novembre questa nuova avventura di essere entrata nello staff nazionale. Devo dire che sento di più la responsabilità da quando sono diventata semplicemente animatrice Laudato Si' di essere coerente con le attività che faccio e quindi anche nella mia vita, di cercare di essere sempre più, di avere uno stile di vita più sostenibile e di educare i miei figli a questo e a prendersi cura della nostra casa comune. Sì, perché sicuramente quello a cui ci spinge l'enciclica in generale è questa attenzione che il Papa sottolinea ai piccoli gesti di cura, no? Che sono importanti, sono anzi fondamentali e possono essere fatti, perseguiti, come dicevi tu, insegnati nella vita di tutti i giorni alle persone che ci stanno a fianco, ma soprattutto vissuti, no? Ecco perché, come tu hai detto bene, è bello questo, mi sono convertita. Ha avuto la mia conversione ecologica perché si tratta veramente di un cambio di passo. Senti Veronica, noi qui nella comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo, qualcuno di noi ha frequentato il corso di animatore Laudato Si', anch'io, ed è stata veramente una bellissima esperienza. Ci vuoi dire sono partiti, mi sembra, quelli di quest'anno, di questa primavera, giusto? C'è qualcuno, che potrebbe aggregarsi ancora oppure siamo fuori tempo? Se a qualcuno fosse nato il desiderio di fare questa esperienza. Sì, quest'anno il corso è on demand, quindi ci sono le registrazioni dello scorso anno, però comunque le iscrizioni sono ancora aperte, quindi se chiunque voglia iscriversi può andare sul sito del Movimento Laudato Si', alla voce animatori. Potete iscriversi tranquillamente. Faremo soltanto un incontro in diretta questo lunedì, in occasione anche dell'incontro mensile che facciamo per gli animatori, con un modulo appositamente per la Laudate Deum, sulla Laudate Deum, che sarà tenuto da Monsignor Renna, Arcivescovo di Catania e anche sì, Arcivescovo di Catania. Sì, allora grazie, io ho fatto il corso, ripeto, lo consiglio se avete tempo, soprattutto adesso che appunto come diceva Veronica è on demand, non c'è bisogno di collegarsi tutte le volte, sarebbe bello farlo, si imparano tante cose, si conoscono tante persone e quindi è un'esperienza bella. D'altra parte Veronica, noi ti invitiamo qui a San Giovanni Rotondo, stiamo progettando tutta una serie di attività per la settimana Laudato Si', dal 19 al 24, al 26 maggio, quindi noi, e poi quelle per il tempo del creato, seguici anche tu sulla nostra pagina Instagram, Comunità Laudato Si' San Giovanni Rotondo, e così facciamo questo scambio che è fondamentale, la rete, le conoscenze, scambiarsi, penso che sia importante. Grazie infinite per questo tempo che ci hai dedicato, è veramente un invito, ti aspettiamo qui. Grazie, grazie a voi. Arrivederci, intanto salutiamo anche i nostri amici, ci vediamo la prossima settimana. E come di consueto è giunto il momento delle buone pratiche fra Italo Chi abbiamo oggi. oggi? Chi c'è? Oggi giochiamo quasi in casa perché è una bellissima testimonianza di un'esperienza che nasce alle pendici del Gargano. Non per niente il progetto si chiama Solco Garganico, già il nome è tutto un programma, ce ne parla Salvatore Curatolo, co-founder con Leonardo Petruccelli di questo bellissimo progetto. Buongiorno Salvatore, ben trovato. Ciao Salvatore, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci che cos'è, come nasce, che cosa si propone di fare questo bellissimo progetto con questo nome così bello. Allora, Solco è un riassunto un po' di quello che del desiderio che avevamo con Leonardo di creare una comunità. Quindi è stata poi descritta in maniera molto semplice come un sogno, quattro mani, 100 semi, 1000 storie. Il nostro sogno qual era? Quello di unire le nostre forze e creare una comunità che partesse dalla terra.
Naturalmente le quattro mani rappresentano la nostra artigianalità, quindi in questo sogno ci sono due realtà, due aziende agricole, Leonardo con Silletta di Brancia e io con Terre di Giano, dove abbiamo messo in comunione i nostri terreni. Le quattro mani sono naturalmente la nostra professionalità artigiana, quindi Leonardo come mugnaio, io come panificatore, e i 100 semi sono tutti i terreni, nostri e non, di quelli che ci sono attorno. E le mille storie sono le persone che incontriamo, incontreremo e condividiamo lo spirito di un'agricoltura sana, promuovendo naturalmente un cibo etico e soprattutto una terra sociale dove ogni persona deve essere riconosciuta come tale senza etichettature. Quindi in breve un po' quello che viviamo e stiamo cercando di proporre in, in questo territorio. Perché ne parliamo della regola della sostenibilità? Perché l'agricoltura che tu prospetti è un'agricoltura sostenibile, fuori dallo stress, direi, dei grandi numeri, delle grandi catene di distribuzione del cibo spazzatura. Assolutamente. Infatti proprio abbiamo deciso di proporre questa tipologia di, anche diciamo partendo dal pane, che poi è la base del nostro bacino del Mediterraneo, però i nostri terreni fortunatamente vengono curati, ecco, ci ne siamo presi cura rispettando i loro cicli, quindi sono terreni in biologico dove rispettiamo la ciclicità e dove produciamo principalmente grani antichi. Leo vanta di una produzione di diverse varietà, dal Senatore Cappelli alla Saragolla come semole, al Frassineto, Autonomia B, Risciola, Bianchetta come grani teneri antichi, mentre qui a Cagnano per esempio io produco solo farro di cocco. Naturalmente sono grani che hanno una resa abbastanza cioè ridotta paragonandoli ai grani moderni, però fortunatamente riusciamo a garantire, ecco, un quantitativo tale da sfamare una piccola popolazione. Molto bene Salvatore. Bello, bello il vostro progetto. Fraita, non gli vogliamo chiedere qualcosa? Sì, hai parlato di comunità, che è una parola che mi è piaciuta tantissimo. E per creare questa comunità, magari, non lo so, c'è qualche evento che voi preparate, organizzate, in modo anche da poter rendervi raggiungibili anche dagli altri? Assolutamente. Noi abbiamo iniziato con dei micro eventi presso la masseria detta di Brancia, vicino alla stazione di San Marco e Lamis. Questi eventi dove siamo partiti dalla terra, un primo evento si chiamava Triticum, che abbiamo portato la gente nei campi e è toccato con mano davvero cos'è l'agricoltura biologica, quali sono i grani antichi, cosa sono i sovesci, quindi abbiamo fatto una passeggiata all'interno dei campi e poi abbiamo condiviso il momento del cibo, naturalmente nutrendoci di quello che la terra in quel periodo ci stava donando. Adesso abbiamo un altro evento il 5 maggio dove si parla di pasta, naturalmente si parlerà di pasta di grani antichi e di grani moderni, quindi si avrà la possibilità di mettere le mani in pasta proprio con una semola macinata a pietra antica e con una semola macinata a pietra moderna, e quindi notare le differenze, quali sono le differenze sostanziali, perché una pasta si lavora, una semola si riesce a lavorare meglio di un'altra. Quindi insomma è un evento che promuove la biodiversità del nostro territorio e ci riporta un po' indietro anche con la memoria a quei tempi in cui tutto andava più lentamente, si aveva anche il tempo per fare il pane, non solo, magari anche la pasta, appunto, per cui è davvero prezioso il vostro momento di formazione. Sì, io poi facevo una piccola considerazione, veramente Salvatore, anche da un po' di tempo, perché stiamo incontrando tanti giovani che come te stanno riscoprendo la terra, stanno riscoprendo la coltivazione in una maniera nuova. Quando eravamo forse un po' più piccoli, perché sembra che siamo anche quasi coetanei, magari a scuola si diceva, vedi quelli là, due braccia rubate all'agricoltura, per dire non c'è abbastanza cervello,
per stare qua a scuola. Invece stiamo notando con grande piacere che adesso possiamo dire forse il contrario, magari a qualcuno che lavora in un'azienda, vedi, il tuo cervello è un cervello rubato all'agricoltura, perché ormai si mette in moto veramente tanto per quanto riguarda sia applicazioni scientifiche, ma anche, vedi, la ricchezza degli eventi che tu hai detto, di idee, di una grande bellezza e profondità spirituale. Assolutamente, infatti la terra, diciamo, c'è stato un periodo forse dopo gli anni 70-80 che poi è stato sinonimo anche un po' marginale, ecco. Adesso ce ne siamo un po' riappropriati, anche con, passatemi il termine, con un po' di arroganza. Perché? Perché poi abbiamo portato comunque le nostre esperienze all'interno, abbiamo seminato le nostre esperienze in questa terra e quindi poi stiamo vedendo dei frutti. E fortunatamente c'è tanta gente che crede e ci viene a trovare, ma che conosciamo anche altri agricoltori, altre realtà, dove si promuove proprio questa filosofia di vita, perché poi giustamente, come ha detto Tony, i ritmi lenti, il saper attendere, il saper aspettare, era nella nostra cultura, e quindi ci dobbiamo riappropriare di quel tempo che ci dona anche, ecco, del tempo libero, lavorare per avere più tempo libero, tempo conviviale. L'agricoltura è, diciamo, i lavori lavorando in stretta relazione e in un concetto di comunità, sicuramente il tempo libero è il guadagno più bello che abbiamo. È vero, hai perfettamente ragione, Salvatore. Noi siamo arrivati ai titoli di coda, è stato bellissimo chiacchierare con te. Dicci dove possiamo e come possiamo seguire il vostro progetto, anche sui social, magari, se c'è un sito internet di riferimento. Assolutamente, allora Solco Garganico sia su Instagram che su Facebook e sulla nostra pagina di internet www.solcogarganico.com. Molto bene, così possiamo restare connessi anche dopo che ci saluteremo. In realtà questo momento è arrivato fra Italo, per cui Salvatore, complimenti davvero per il vostro progetto e buon lavoro. Grazie Salvatore, buon lavoro. A voi. Ci sentiamo, speriamo di risentirci presto per scoprire come prosegue il vostro lavoro. La giornata su Padre Pio TV va avanti, vi lasciamo alla Santa Messa e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. A lunedì prossimo.